Buongiorno e benvenuti a questo nuovo webinar di Attiviamo Energie Positive, iniziativa di produzione dal basso. Oggi continuiamo il focus con Giovanna Chinellato sul terzo settore. E Giovanna Chinellato è commercialista e revisore legale, esperta sui temi del terzo settore e fondatrice dello studio Aleteia di Mestre Venezia. Parleremo di relazione di missione. Che cos'è? È il documento allegato al bilancio economico che integra i dati economici, patrimoniali e finanziari dell'ente con valutazioni e indicatori che evidenziano l'utilità sociale dell'organizzazione. Beh, intanto benvenuta, grazie di questo approfondimento e a te la parola. Bene, grazie, buon pomeriggio a tutti e tentiamo in maniera abbastanza veloce, per quanto possibile, visto l'argomento, di affrontare il tema della relazione di missione. Perché abbiamo scelto di parlare di relazione di missione? Perché la relazione di missione insieme con il rendiconto gestionale sono le due grandi novità degli schemi per gli enti del terzo settore. E, mentre lo stato patrimoniale tecnicamente è molto simile a uno stato patrimoniale che abbiamo già l'occasione di vedere, e quindi in qualche modo persegue o utilizza gli schemi che sono previsti dal codice civile o è molto simile. Nel caso della relazione di missione, invece, abbiamo proprio una struttura rendicontativa che è completamente nuova e che quindi nella relazione di oggi proveremo a vedere punto per punto. Allora, quando viene introdotta? Viene introdotta sempre nel 2020. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la 102 del 18 aprile 2020 dei modelli di bilancio. Il modello C è appunto la relazione di missione, che viene descritta in maniera analitica e vengono individuati quindi i 26 punti che devono essere proprio presenti quando ci si mette a stilare questo modello. Allora, la prima cosa che va detta, importantissima e non va dimenticata, è che la relazione di missione accompagna in maniera indissolubile la rendicontazione di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, nel senso che se io sono un ente che ha entrate complessive superiori a 220.000 euro, sono obbligato a compilare sia stato patrimoniale che rendiconto gestionale che relazione di missione. Quindi ribadisco ancora una volta, l'ho detto anche l'altra volta, non è possibile scegliere di fare un bilancio per competenza economica compilando solo stato patrimoniale e rendiconto gestionale, ma la relazione di missione è un altro documento altrettanto obbligatorio. Quindi nel momento in cui io supero i 220.000 euro, oppure se sono sotto i 220.000 euro, ma decido di compilare comunque il bilancio secondo i criteri di competenza, cosa che posso fare, ecco, gli schemi che devo compilare sono stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, tutti e tre. Allora, andiamo avanti e così vediamo ancora questa visualizzazione che ci permette innanzitutto di inquadrare il ragionamento. Allora, se esercito completamente attività commerciale, gli schemi che dovrò adottare saranno quelli previsti dal codice civile, quindi niente di nuovo. Se invece esercito attività commerciale in modo non prevalente, e allora dovrò andare a vedere se ho entrate e proventi complessivi superiori a 220.000 euro, nel qual caso dovrò compilare obbligatoriamente stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Se invece le mie entrate complessive sono inferiori ai 220.000 euro, potrò opzionare la compilazione del rendiconto di cassa. Non dico opzionare la compilazione dello stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, perché questi tre schemi sono la modalità naturale con cui si deve rendicontare per un ente del terzo settore. Poi il legislatore ha previsto la possibilità, con entrate complessive inferiori ai 220, di adottare il rendiconto di cassa. Ecco, inquadrato questo ragionamento, andiamo adesso a vedere la relazione di missione in maniera specifica. Allora, la relazione di missione che cosa illustra? Allora, illustra da un lato le poste di bilancio e dall'altro l'andamento economico e finanziario dell'ente. Ecco, che cosa mi interessa evidenziare in questa slide? Due cose. Allora, la relazione di missione di fatto è un mix ragionato di diritto societario, cioè di elementi che noi possiamo tranquillamente prendere dalla nota integrativa della relazione sulla gestione, quindi descritti in maniera esatta nel codice civile.
E poi invece di altri elementi che sono elementi tipici rendicontativi del mondo non profit e che riguardano in specifico gli enti non profit, appunto. E in particolare stiamo parlando della necessità di rendicontare, per esempio, il perseguimento delle finalità statutarie, dove nella rendicontazione deve essere data dimostrazione esatta del tipo di attività che l'ente svolge. E della coerenza di questa attività con le attività di interesse generale che ha scritto nello statuto. E quindi vediamo che questo schema si trova, quindi la relazione di missione ha una struttura tale che la rende, oltre che una novità, anche una novità che ha complessità aggiuntive, perché affianca le complessità classiche previste appunto dalla nota integrativa, quella invece rendicontativa classica del mondo del terzo settore. Quindi certamente ha una natura nuova che va tutta compresa, esplorata e capita. Ecco, la relazione di missione, l'ho detto prima, è descritta in maniera esatta nel decreto presente nella Gazzetta Ufficiale, il decreto del 2020, e dà indicazione di 25 punti di riferimento che dopo andremo a vedere ad uno a uno. Ma la cosa che mi interessa vedere è che questo elenco, è importante dire, che va interpretato alla luce di quanto previsto dal Codice Civile, e cioè il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Allora, che cosa ci interessa in maniera particolare? Che l'ente rappresenti in maniera chiara, veritiera e corretta la sua situazione esatta. Ecco, quindi questo significa sì che io dovrò seguire i 25 punti di riferimento, ma che se riterrò essere non esaustivi questi punti per spiegare in maniera esatta il tipo di attività che vado a fare, sarò chiamato ad integrarli. Non solo, potrebbe esserci anche caso opposto, cioè che questi 25 punti mi chiedano degli interventi su degli argomenti che per il tipo di attività che io faccio non sono significativi. Allora in questo caso queste informazioni vanno date ovviamente se sono significativi, ok? E quindi anche se sono presenti nell'effettiva operatività dell'ente. Ecco, facciamo un esempio, c'è un punto specifico sulle parti correlate, ovviamente se l'ente è un ente piccolo che lavora su un territorio ristretto, che non ha particolari rapporti con altri enti, allora in questo caso ovviamente il punto sulle parti correlate andrà messo, non omesso, ma scritto che non ci sono rapporti con parti correlate, semplicemente liquidato in questo modo. Bene, quali sono i postulati del bilancio degli enti del terzo settore che ovviamente si riflettono sulle modalità di redazione della relazione di missione? Allora, il primo, il più importante che mi sento di focalizzare è quello dei destinatari della relazione stessa. Allora, chi sono i destinatari primari della relazione? Allora, sono tutti coloro che di fatto forniscono o potenzialmente intendono fornire risorse all'ente stesso, e quindi stiamo parlando di chi? Dei donatori, ma anche quindi di coloro che fanno donazioni all'associazione o all'ente del terzo settore, ma anche e soprattutto dei volontari che lavorano per l'ente o altre realtà del terzo settore che intendono relazionarsi con l'ente stesso. Quindi è importante che la relazione di missione sia in grado di soddisfare questo tipo di esigenze informative, e quindi anche nelle modalità di redazione, anche nelle modalità in cui vengono esplicitate le diverse voci, si deve sempre tener conto dell'importanza che le note e le indicazioni che vengono riportate siano il più possibile comprensibili per i destinatari primari. E quindi ovviamente non sono dei lettori tecnici di un bilancio, ma molto probabilmente sono dei lettori che hanno degli interessi diversi, conoscitivi, e che quindi hanno bisogno di trovare una relazione di missione l'esplicazione esatta delle modalità di perseguimento delle finalità sociali dell'ente del terzo settore.
Ecco, altro postulato importante che mi sento di sottolineare è l'evidenza da parte dell'ente del terzo settore. Questo lo sottolineo perché gli enti del terzo settore non sono abituati a ragionare in questi termini. Fino adesso gli enti del terzo settore facevano sì dei bilanci di previsione, però il tema di budget era un tema che non era sentito, anche perché diciamo che un budget per un ente del terzo settore è un budget che normalmente, a differenza delle imprese, delle società, non ha l'obiettivo di realizzare un utile, ma di verificare la sostenibilità dell'ente stesso. Ecco. E in molti casi la mentalità degli enti del terzo settore non si è sviluppata in questo senso, perché si è sempre considerato che l'ente dovesse comunque andare avanti e perdurare nella sua attività. Ecco, in realtà il legislatore pone un accento importante sulla necessità che l'ente sia in grado invece di dimostrare la sua capacità di esercitare in maniera continuativa la sua attività e che quindi sia in grado di dimostrare di avere risorse sufficienti a svolgere la propria attività rispettando soprattutto le obbligazioni assunte almeno per i 12 mesi successivi. E quindi questo chiama in ballo la necessità dell'ente di strutturare un budget finanziario prima di tutto e anche economico. E su questo ovviamente ci sono anche altri punti che dopo andremo a vedere, dei punti specifici dei 25 che ho elencato, che vi ho detto appunto sono presenti nella nota ministeriale, e dopo andremo a vedere un po' che cosa dicono su questo argomento. Ecco, allora adesso iniziamo ad elencare uno a uno tutti i 25 punti in modo da riuscire a dire qualcosa per ciascuno di essi. Ora, se dovessimo approfondirli tutti, certamente la mezz'ora non basterebbe, ma non basterebbero neanche 2 ore. Ecco. Per cui farò un passaggio veloce che però vi dia un'indicazione il più possibile esaustiva dei temi che nei punti devono essere affrontati. Allora, una nota. Nella parte alta ho riportato sostanzialmente, la vedete qui, il testo proprio specifico che è scritto nella Gazzetta Ufficiale. Quindi qui avete il testo di quello che il legislatore intende vedere scritto nella relazione di missione nell'argomento informazioni generali sull'ente. Ecco. E quindi poi sotto invece ho esplicitato in modo da aiutarvi nella lettura. Ecco, qua in verde ho riportato alcune indicazioni che penso possano essere utili. Allora, per gli enti, per esempio, che hanno entrate complessive superiori al milione di euro, e viene richiesto, oltre alla redazione della relazione di missione, anche la redazione del bilancio sociale. Ci sono delle informazioni che in qualche modo si sovrappongono o che sono molto simili tra il bilancio sociale e la relazione di missione. E quindi mi è parso interessante riportare quali siano queste informazioni che si sovrappongono. Altre notazioni poi ho fatto quando le informazioni che vengono richieste invece sono informazioni che sono classicamente mutuabili dal codice civile e che quindi prendono proprio la loro genesi dalle indicazioni del codice civile in maniera specifica, quindi non hanno niente di specifico per gli enti del terzo settore, ma sono informazioni rendicontative che vengono richieste dal codice stesso. Vengono richieste dal codice. Allora, andiamo alle informazioni generali sull'ente. Allora, qua cosa deve essere scritto? Beh, qui forse questa è la parte un po' più semplice, però in questa parte non bisogna dimenticarsi alcune cose. Io qua ho cercato di scriverle tutte. Allora, bisogna indicare il nome, la forma giuridica, cioè è un'associazione riconosciuta, non riconosciuta, una fondazione, fa parte di una rete associativa. Ecco, tutte queste informazioni debbono essere date. Altra cosa importante, va indicata in maniera esatta la sede, il codice fiscale, la mail e la PEC. Perché tutte queste cose devono essere indicate? Per il motivo che vi dicevo prima, perché la relazione di missione ha una funzione che è prevalentemente pubblicistica, conoscitiva, di trasparenza ed è rivolta, abbiamo detto, a tutti i soggetti che possono in qualche modo essere interessati a interagire con l'ente. Quindi è importante che nella relazione di missione trovino tutte le informazioni anche per entrare in contatto con l'ente, no? Quindi vediamo anche
questa finalità, che è una finalità a cui magari prima non eravamo abituati e che però è una finalità che apre nuove opportunità. Ecco, poi importantissimo la sezione del RUNS a cui si è iscritti e il numero di iscrizione. Mi immagino che già tutti sappiate che le sezioni del RUNS sono diverse, sono 6 sezioni diverse, quindi va indicato il tipo di sezione, quindi nella sezione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, piuttosto che degli enti del terzo settore generici, ecco. E il territorio in cui si opera, quindi opero solo nella provincia D, piuttosto che nel comune D, piuttosto che a livello regionale, piuttosto che a livello nazionale, il regime fiscale applicato, e quindi nel caso per esempio in cui io eserciti anche delle attività commerciali, va indicato se mi avvalgo per esempio dei regimi forfettari e quant'altro. E poi altro elemento importantissimo, le finalità e le attività di interesse generale esercitate che sono definite statutariamente. Allora, su questo mi fermo un attimino per dire una cosa. Allora, io purtroppo sto vedendo sempre di più una sostanziale discrepanza tra le attività di interesse generale che molte associazioni hanno scritto nello statuto e poi le attività che effettivamente fanno, o perché hanno scritto tantissime attività di interesse generale e poi di fatto ne esercitano una, o perché magari non è stata definita in maniera esatta quell'attività di interesse generale. Allora, dalla relazione di missione, comprenderete anche dai passaggi che faremo dopo, emerge come determinante la capacità dell'ente di indicare in maniera esatta qual è l'attività di interesse generale che svolge e quali sono le attività che declinano quell'attività di interesse generale, ok? E questo deve essere una cosa che deve essere ovviamente coerente tra quello che ho scritto nello statuto e quello che è presente nella relazione di missione e quello che faccio. Quindi questa coerenza di base deve sempre esistere e quindi è opportuno che gli statuti siano il più possibile allineati con l'attività effettiva. Passiamo al secondo punto. Allora, il secondo punto riguarda la vita associativa dell'ente. Allora, questa è una informazione di carattere tipicamente non profit, di carattere tipicamente associativo. Allora, in questo caso qui che cosa devo andare a dire? Allora, questo punto parla in particolare degli associati, della loro composizione, e quindi dovrò andare a dire quanti associati ci sono, quanti maschi, quante femmine, da dove provengono, e tutte queste informazioni, l'età che hanno, in molti casi è molto utile dare queste indicazioni anche statistiche, descrivere il tipo di attività che l'ente eroga nei confronti degli associati. Allora, guardate, anche su questo elemento è importantissimo capirsi. E in particolare perché? Perché per esempio in una relazione di missione di un APS io mi aspetterò che questo punto venga sviluppato in maniera completamente diversa da una relazione di missione invece compilata da un'organizzazione di volontariato. Questo perché è molto semplice: nel caso delle APS l'attività prevalente viene svolta nei confronti dei propri associati, quindi mi aspetto che questo punto venga molto sviluppato nella relazione di missione delle associazioni, di un'associazione di promozione sociale. Viceversa, nel caso di un'organizzazione di volontariato, mi aspetto che questo punto sia forse anche un punto magari secondario, essendo che l'organizzazione di volontariato svolge la sua attività prevalentemente nei confronti di terzi non associati. Ecco, quindi vedete come non è tutto la stessa cosa, ma la fattispecie va inquadrata rispetto a quello che poi effettivamente l'ente va a fare. Allora, su questo punto mi pare assolutamente utile e importante indicare il numero delle assemblee fatte, la data, i luoghi, dare indicazioni sulla partecipazione all'attività associativa. Allora, attenzione, ritengo che questo punto sia strategico per tanti motivi, in primis per il fatto che, come ben tutti sapete, gli enti associativi sono oggetto di notevoli vantaggi da un punto di vista fiscale. E nel momento in cui un ente verificatore dovesse decidere di verificare l'effettività della natura associativa dell'ente e quindi andare a verificare se effettivamente questi benefici fiscali spettano all'ente, ok? La prima cosa che fa l'ente verificatore quando va a controllare queste cose è andare a verificare se esiste una effettiva, una vera, una dinamica vita associativa, perché questo è il primo elemento per disconoscere la qualifica di associazione a un ente. Ecco. Quindi il fatto che io negli anni abbia riportato in maniera esatta
nella mia relazione di missione tutte queste informazioni di assemblee, di riunioni dell'organo di amministrazione, di decisioni prese anche per sommi capi, eccetera, e che ovviamente tutte queste informazioni che ho riportato nella relazione di missione siano coerenti con i libri obbligatori, ecco, chiaro, perché non posso inventarmi delle cose da scrivere nella relazione di missione e poi sottostante non avere dei libri obbligatori coerenti con quello che ho scritto, ovviamente, ecco. Il fatto che io nel tempo abbia accumulato tutto questo materiale informativo e lo abbia definito in maniera esatta e reso pubblico, ecco, questo mi rende ovviamente più capace di difendermi nel caso in cui si dovesse fare una verifica su questi elementi. Ecco, altre indicazioni importanti ovviamente sono il numero degli associati che sono anche volontari, ma poi sui volontari c'è un capitolo a parte, ma l'altra cosa importante che è, secondo me, interessante da mettere nella relazione di missione, io lo faccio, ecco, anche delle indicazioni di merito sugli associati, sulla loro età, sulla loro provenienza, sul loro sesso, eccetera. Ecco, queste sono tutte informazioni che ovviamente sono utili per chi, abbiamo detto, per il lettore principale, che è l'eventuale soggetto che si deve rendere disponibile a in qualche modo dare risorse di denaro, di tempo all'associazione, ecco, o all'eventuale ente del terzo settore o ente pubblico che vuole entrare ad avere dei contatti e dei rapporti di qualsiasi tipo con l'ente. Per cui, ecco, tutte queste informazioni sono importanti. Arriviamo invece a questo punto che riguarda i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio. Ecco, in questo caso qua invece questa è un'informazione classica di nota integrativa, quindi niente di più, niente di meno, e quindi sostanzialmente qui dovrò comportarmi in maniera conforme proprio a quanto previsto nel codice civile, nei principi contabili nazionali, e ovviamente in quanto questi tipi di valutazioni siano compatibili con le finalità dell'ente. Ecco, io mi suggerisco anche di non dimenticare, quando si vanno a elencare i criteri, di fare riferimento all'OIC 35, sapete che è un OIC specifico che è stato applicato, che è stato che è stato pubblicato l'anno scorso e che riguarda in maniera specifica gli enti del terzo settore. E in questo caso è utile per la compilazione di questo specifico punto. E, ecco, dettaglio delle voci di bilancio, qui vado veloci, anche queste sono informazioni classiche di nota integrativa e quindi il legislatore richiede di fatto un'indicazione specifica delle immobilizzazioni, se ovviamente sono presenti, un'indicazione del valore all'inizio dell'esercizio, delle modifiche che sono intervenute nel corso dell'anno, quindi per effetto degli ammortamenti piuttosto che delle vendite, piuttosto che le rivalutazioni, piuttosto che le acquisizioni, ecco. E tutte queste informazioni devono essere rese in una tabella sintetica molto simile a quella a cui siamo abituati nella nota integrativa. E ecco, io qua consiglio prima di compilare questa tabella o comunque di dare le informazioni sulle immobilizzazioni di andare a leggere quello che si scrive nell'OIC 35 in materia di acquisizioni gratuite o di permuta delle modalità di compilazione, ecco, perché sono delle cose specifiche previste per gli enti del terzo settore. È importante, se ci si trova di fronte alle casistiche, sapere appunto cosa gli OIC hanno scritto. Nel caso di costi impianto ampliamento e costi di sviluppo, ecco, in questo caso immagino che non siano tantissimi gli enti del terzo settore ad avere queste casistiche, ma se queste casistiche non ci fossero, comunque va riportato il punto e scritto che non sono presenti i costi di impianto ampliamento o costi di sviluppo. Ecco, crediti e debiti, anche queste sono informazioni classiche di nota integrativa e anche qui, anche questa è una cosa che smarchiamo velocemente, nel senso che qui si prevede una tabella dove io vi ho riportato anche qui un esempio, ecco, ho scritto oltre i 12 mesi, invece la circolare ministeriale prevede la suddivisione su crediti e debiti di durata superiore a 5 anni, però la struttura, diciamo, della tabella ha queste caratteristiche. E importante anche dare evidenza delle garanzie reali sui beni sociali, quindi se ci sono delle garanzie reali sui beni, anche queste vanno indicate in calce al capitolo. Ecco, poi sempre rate riscontri e altri fondi, anche in questo caso qua queste sono informazioni classiche di nota integrativa, quindi stiamo compilando un rendiconto gestionale
che viene calcolato con i criteri classici della competenza economica, per cui sarà inevitabile che da questo tipo di rendicontazione nascano rate di sconti attivi e passivi, e su questo non mi soffermo. Mentre un po' di più mi soffermerei sulla voce altri fondi dello stato patrimoniale, e soprattutto quando vanno a fare degli accantonamenti, si vanno a fare degli accantonamenti, e in questo caso qui, anche in questo caso, ecco, io ho visto negli enti del terzo settore un po' di leggerezza, ecco, nel fare gli accantonamenti negli altri fondi, leggerezza che oramai non è più possibile permettersi, e quindi gli accantonamenti vanno in qualche modo definiti e effettuati secondo i criteri a cui siamo abituati a ragionare nel codice civile con i fondi rischi, e quindi la necessità che si accantonino passività ritenute probabili, ecco, e ci sia anche l'indicazione dell'evento probabile e le informazioni, appunto, che lo rendono, che lo fanno ritenere, appunto, possibile. Ecco, vabbè, poi le altre cose qui ve le ho scritte e ve le andate a leggere. Ecco, altra voce che è estremamente di interesse è quella del patrimonio letto per gli enti del terzo settore, di interesse sia per enti che hanno personalità giuridica e che quindi devono dare immediata contezza del patrimonio, soprattutto per il fatto che il patrimonio deve almeno garantire il patrimonio minimo richiesto dalla legge per la personalità giuridica, ma anche e comunque per tutti gli enti associativi, perché comunque il patrimonio dà informazioni sulla solidità dell'ente del terzo settore. E ecco, in questo caso mi viene da dire una cosa, che il patrimonio netto sarà strutturato, anche in questo caso, scusate, è importante fare riferimento all'OIC 35, quale scrive diverse cose sul patrimonio netto. Magari dopo, insieme alle slide, vi manderò anche l'OIC 35, l'estratto, in modo che così ce l'abbiate, ma comunque insomma è facilmente scaricabile anche da internet. E il patrimonio netto è composto generalmente da tre macro voci: il fondo di dotazione iniziale, il patrimonio vincolato per volontà degli organi sociali o per volontà di terzi, e il patrimonio libero. Il patrimonio libero viene alimentato normalmente dagli avanzi di gestione oppure da donazioni che vengono effettuate libere, e il patrimonio vincolato invece da tutte quelle situazioni che si sono sviluppate nel tempo e che hanno creato dei vincoli di patrimonio a seguito, per esempio, di donazioni, non so, di immobili che però erano destinati ad attività specifiche, no? Allora in questo caso vengono rilevate le voci di patrimonio relative. E ecco, altra voce riguarda gli impegni di spesa e i contributi, e anche questa è una voce su cui non si era abituati a ragionare. Adesso invece bisogna dare conto anche di questo, quindi nel momento in cui l'ente assume degli impegni di spesa o riceve degli contributi, soprattutto i contributi pubblici, questi vanno rendicontati in questa apposita sezione. E ecco, sui contributi pubblici vi ricordo che comunque c'è un obbligo di pubblicazione nei siti internet, che è previsto già a superare di determinate soglie, e ovviamente l'averlo scritto nella relazione di missione, aver pubblicato la relazione di missione assolve ovviamente anche a questi obblighi pubblicistici. Ecco, quanto riguarda le erogazioni liberali invece, possiamo avere erogazioni liberali di diversa natura, possiamo trovarci di fronte a delle erogazioni liberali condizionate, quindi condizionate a cosa? Condizionate ad un evento. Oggi una persona che è perfettamente in salute fa un testamento e condiziona il lascito testamentario ovviamente all'evento morte. Ecco, in questo, e però fa già il suo testamento dove indica già l'ente del terzo settore, e quindi questa cosa qui potrebbe rientrare tra le erogazioni liberali condizionate, però anche altri tipi di erogazioni hanno questa natura. Facciamo un esempio: e nel caso in cui venga fatta sempre un'erogazione finalizzata alla costruzione di una determinata struttura che deve in qualche modo assolvere a specifiche finalità. Quindi, per esempio, faccio una donazione ad un'associazione che
si occupa di tutela degli animali affinché questi soldi vengano utilizzati per la costruzione di un canile, ecco, per dire. E quindi questa erogazione liberale rimarrà sempre tra i debiti per erogazioni liberali fino a quando il canile non sarà costruito, a quel punto potrò rilasciarla, ecco. Cosa importante sulle erogazioni liberali è quanto viene scritto dalla UIC 35, cioè il fatto che queste debbano essere iscritte al fair value alla data di acquisizione. Ecco, che cos'è il fair value? Non è altro che il valore di mercato. E allora, nel caso in cui l'erogazione liberale sia in denaro, ovviamente questo è molto semplice, perché è il valore della moneta di corso nel momento in cui è avvenuta l'erogazione liberale. Nel caso invece in cui l'erogazione liberale sia in natura, facciamo un esempio classico che è quello dell'immobile, ma potrebbe essere anche qualche bene mobile, per esempio qualche macchina o quant'altro, ecco, in questo caso l'ente deve fornire ragione dell'importo stimato. E quindi io ovviamente dovrò dare un importo a questa erogazione liberale, cioè dovrò dire che quella macchina vale 5.000 piuttosto che 10.000 euro, però questa cosa non la posso fare secondo il mio umore, ma devo farla sulla base di criteri specifici che devono essere indicati in maniera esatta nella relazione di missione. Quindi farò riferimento a delle tabelle di valutazione, piuttosto che nel caso degli immobili farò riferimento alle tabelle OMI, non lo so, insomma, oppure mi farò fare una perizia, oppure, ecco. Però la cosa importante è che io sia in grado di dimostrare qual è il criterio che ho utilizzato per la valutazione del fair value di quel bene acquisito in natura. E andiamo avanti, e altro elemento importante riguarda il rendiconto gestionale. Allora, in questo caso qui, il rendiconto gestionale abbiamo detto che è in qualche modo nel concetto rappresenta tutte le poste economiche dell'ente. Però ha una struttura, l'abbiamo visto un po' l'altra volta con il rendiconto di cassa. Il rendiconto gestionale è un po' diverso, ma simile nella struttura. È una struttura che presenta l'elencazione di risultati intermedi, quindi del risultato dell'attività di interesse generale, attività diverse, l'attività di raccolta fondi e attività finanziarie e patrimoniali. Ecco, in questo caso qui l'obiettivo è quello sostanzialmente di dare indicazione dei singoli elementi di ricavo o costo che compongono il rendiconto gestionale e di andare a spiegare le voci che lo hanno determinato e che hanno determinato i diversi risultati. Ovviamente, se io mi trovo ad avere in un esercizio un risultato finanziario patrimoniale di 2 milioni di euro, ecco, dovrò andare a spiegare qual è la voce particolare che ha generato quei 2 milioni di euro. Quindi, per esempio, ho vinto una causa che mi ha generato una plusvalenza di questo valore qui, che quindi ha natura straordinaria patrimoniale, e quindi andrò a specificare qual è la causa, quando è stata vinta, eccetera. Viceversa, ho acceso un mutuo e quindi andrò a definire l'importo del mutuo, se è un mutuo ipotecario, che caratteristiche ha, eccetera, eccetera. Ecco, questo è la valenza informativa, il livello di valenza informativa che viene richiesto. Ecco, altro elemento, questo qua è quello dei dipendenti e dei volontari. Allora, queste sono informazioni che vengono richieste anche nel bilancio sociale e sono informazioni classiche, ovviamente, per un ente del terzo settore, soprattutto quando si va a parlare di volontario. Qui cosa mi viene chiesto? Allora, mi viene chiesto di dare informazioni dettagliate sul numero di dipendenti, sul numero di volontari, ma soprattutto sul rispetto dei rapporti tra dipendenti e volontari, che viene richiesto in particolare per APS e ODV. E altro elemento importantissimo riguarda invece la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti. Nel caso in cui l'ente abbia lavoratori dipendenti, dovrà essere previsto proprio nella relazione di missione una sezione dove si va a dire che viene rispettato il rapporto di 1 a 8 tra il lavoratore dipendente che ha lo salario più basso e quello che ha il salario più alto. E quindi questa cosa qua deve essere esplicitata con una tabella specifica. Io quest'anno l'ho fatta, non vi ho riportato l'esempio, per cui ho scritto, ovviamente tutti i dati non devono essere per motivi di privacy riconducibili ai soggetti, chiaramente, e quindi devono essere indicate le retribuzioni medie, più alte, più basse, e il conteggio che viene effettuato.
Altre due voci importanti erano i compensi degli organi sociali e anche qui sempre con attenzione massima, e quindi in questa tabella va scritto proprio i compensi che vengono erogati all'organo di amministrazione, all'organo di controllo, ai soggetti incaricati della revisione legale nel caso in cui ci siano, ecco, e quindi con indicazione categoria per categoria, i rimborsi spese anche. E qua bisogna stare attenti perché evidentemente nel caso dell'ODV, per esempio, non è previsto la possibilità di erogare i compensi all'organo di amministrazione, ecco. Quindi attenzione a cosa si scrive, che ci sia coerenza ovviamente tra lo status dell'ente, la normativa e quello che poi si va a riportare nella relazione di missione e l'effettivo anche, ecco. Mentre per quanto riguarda i patrimoni destinati ad uno specifico affare, anche queste sono tutte informazioni che vengono richieste nel bilancio sociale, ma per quanto riguarda il patrimonio destinato, su questo non mi soffermo allo Stato, perché immagino ci siano pochissimi enti che hanno questa fattispecie specifica e quindi non rubiamo ulteriore tempo, anche perché sto sforando. Ecco, sulle parti correlate voglio dire questo, immagino che la maggior parte degli enti non abbiano questa casistica, però vi invito a porre la massima attenzione su questo punto, invito chi soprattutto? Soprattutto gli enti che fanno parte di reti associative. Allora mi vengono in mente per esempio le Avis, allora le Avis hanno un sacco di interscambi, ok, di voci tra una Avis regionale, provinciale, comunale, eccetera. Ecco, di questi scambi deve essere data informazione nella relazione di missione, soprattutto quando le stesse sono concluse a condizioni che non sono normali condizioni di mercato. Questo succede correntemente, ecco. E quindi su questa cosa qua va data informativa. Ecco, sulla destinazione dell'avanzo di gestione, anche su questo non mi soffermo tanto, è una cosa su cui già eravamo abituati, e che tra l'altro è una cosa che ovviamente deve fare i conti con uno dei pilastri degli enti del terzo settore, cioè il fatto che gli avanzi e gli utili vanno destinati e reimpiegati nell'attività istituzionale dell'ente. Ecco, il problema sorge soprattutto nel momento in cui mi trovassi di fronte a delle perdite e quindi fossi chiamato ad utilizzare parte del patrimonio, e questa situazione va ovviamente capita rispetto ad un altro elemento, cioè se io sono un ente che ha personalità giuridica, devo sempre stare attenti che queste decurtazioni di patrimonio non mi portino ad avere un valore di patrimonio minimo inferiore alle soglie previste come patrimonio di dotazione per gli enti con personalità giuridica, quindi inferiore ai 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni. Ovviamente questo ragionamento vale per gli enti che hanno la personalità giuridica, ecco. E ecco, poi c'è qui il tema dei dati previsionali, l'ho toccato un po' all'inizio quando parlavo di postulati, quando parlavo di budget e sulla necessità che l'ente sia in grado di dare contezza sull'evoluzione prevedibile della gestione e la possibilità di prevedere il mantenimento degli equilibri economici finanziari. Allora, tutti questi dati previsionali ovviamente per un ente del terzo settore hanno senso quando vengono proiettati. Ovviamente non è possibile prevedere quante erogazioni liberali riceverò, chiaramente, ok, ma io farò una proiezione di questi dati sulla base dell'effettiva operatività con l'obiettivo di dimostrare che sono in grado di lavorare in economicità, quindi che sono in grado di coprire tutti i miei impegni economici con le entrate che ho. Ecco, quindi questo è l'obiettivo di un budget di un ente del terzo settore, che è completamente diverso da quello di un ente classicamente commerciale. Ecco, il tema poi viene ripreso da questi punti. Allora, vedete quanti punti riguardano questa dimensione. Allora, certamente è importante fare delle valutazioni economiche, ma mi viene da dire che ancora di più lo è fare delle valutazioni di tipo finanziario, quindi essere in grado di fare delle previsioni sui 6 mesi almeno sui movimenti finanziari che l'ente andrà a fare sulla loro sostenibilità. Ecco. E sui dati gestionali e andamentali, ecco, mi viene da dire un'altra cosa importante. Allora, soprattutto sull'analisi dei rischi. Allora, ecco, questo è un capitolo che normalmente non si affronta tanto o non si è in grado di affrontare, cioè non ci viene in mente quali possono essere i rischi per un ente del terzo settore, ok?
Ecco, mi viene da dire che è importante invece che l'organo di amministrazione si abitui a ragionare in questo senso. Allora, vi faccio un esempio tanto per capire. Allora, se io sono un'organizzazione di volontariato che opera su una situazione anche piuttosto complessa, che quindi utilizza una compagine, per esempio, di un'ottantina di volontari, e in pratica non ha dipendenti, ne ha due, tre, quattro, ecco. E quindi se da un giorno all'altro i miei volontari venissero a mancare, è evidente che ci sarebbe un rischio di continuità operativa, chiaramente, no? Per cui non sarei più in grado di far fronte all'attività della mia organizzazione di volontariato. Ecco. Allora, la valutazione di questo rischio è una valutazione importante, soprattutto per esempio in ragione del fatto che se io mi trovo ad avere volontari che hanno tutti un'età media tra i 65 e i 75 anni e non ho un apporto di nuove risorse, nuovi volontari più giovani, è evidente che questo è un fattore di rischio importante di cui non posso tener conto, di cui devo parlare in questa sezione, ok? Quindi è importante che l'ente del terzo settore sia in grado anche di fare questo tipo di valutazioni strategiche sulla sua capacità di sopravvivenza, chiamiamola così, tra virgolette. Ecco, modalità di perseguimento delle attività statutarie. Allora qui si deve raccontare che cosa si fa. E allora qui ritorno sul tema delle attività di interesse generale, attività di interesse generale che abbiamo detto essere obbligatorie e definite in maniera esatta e sull'importanza che le attività di interesse generale che io ho scritto nello statuto sia coerente con quello che faccio. Quindi qui non posso andare a scrivere delle attività, evidentemente, che non sono coerenti con quello che ho scritto nello statuto come attività di interesse generale. Ecco, quindi questo è fondamentale. Questo è un paragrafo fondamentale per l'ente del terzo settore, soprattutto alla luce di quello che abbiamo detto sull'importanza delle finalità conoscitive. E cioè quindi la mia capacità di attrarre investimenti di tempo e di risorse da parte di terzi che vogliono avere a che fare con l'ente. Qui devo dire bene cosa faccio, cosa ho fatto, cosa vorrò fare, quante persone ho coinvolto, chi sono i miei interlocutori, quali sono le mie prospettive future. Ecco, e quindi questo è un capitolo che è fondamentale, è un po' il nostro manifesto programmatico. Ecco, sulle attività diverse non mi soffermo purtroppo perché c'è poco tempo. E dovete, lo sapete già, lo ripeto, le attività diverse possono essere esercitate solo se sono presenti nello statuto, cioè se è previsto nello statuto che si possano esercitare, vengono definite dall'organo di amministrazione ed è importante a livello di relazione di missione che diamo tre dati importanti su queste attività, che siamo in grado di dimostrare e di proprio scrivere il superamento del test di secondarietà rispetto all'attività di interesse generale. Vi ricordo che questi test sono stati definiti con apposita circolare ministeriale. Vi ricordo anche che se l'associazione non dovesse superare questi test per 2 anni, si troverà ad essere esclusa dal registro unico con la necessità di devolvere il patrimonio incrementale. Quindi è estremamente delicata l'informazione che stiamo dando su questi elementi. Ecco, poi è importante essere in grado di dimostrarne la strumentalità, che si dimostra ovviamente andando a descrivere il tipo di attività che stiamo facendo. Costi e proventi figurativi, anche qui richiederebbero un capitolo specifico. Su questo mi sento di dire 2 cose in specifico. La prima cosa è questa, cioè la valorizzazione dei costi e proventi figurativi è strategica e fondamentale nel momento in cui io ho delle attività diverse, perché il valore dei costi e proventi figurativi è un valore che può essere utilizzato nel conteggio del test di strumentalità, di secondarietà, scusate. E che cosa vuol dire valorizzare costi e proventi figurativi? Vuol dire essere in grado di individuare dei criteri ed essere in grado di esplicitarli in maniera esatta. Quindi io nel momento in cui mi metto davanti alla necessità di valorizzare il valore, il costo dell'impiego dei volontari, cioè per i volontari io effettivamente spendo zero appunto perché sono volontari, però se dovessi gli stessi volontari andarli ad assumere, quanto mi costerebbero? Questa è la domanda a cui sto rispondendo.
per fare questo conteggio. Ovviamente non posso essere in nessun modo approssimativo e non posso farlo in nessun modo a caso. Quindi dovrò fare riferimento a cosa? Dovrò individuare il tipo di mansione che fanno, indicare, e tutte queste tutte cose che devo scrivere nella relazione di missione, il contratto collettivo di riferimento e quindi lo stipendio medio che è previsto per il tipo di mansione che il volontario fa, e poi prendere volontario per volontario, andare a vedere quante ore nel corso dell'anno ha fatto di lavoro il volontario stesso, e a questo punto sono in grado di avere dei parametri abbastanza esatti per valorizzare il costo dei volontari. Tutte queste informazioni devo descriverle in maniera esatta nella relazione di missione. Ecco, non faccio altri esempi perché non c'è tempo, però questo è un tema importantissimo, soprattutto perché nella relazione di missione io devo esplicitare in maniera esatta che cosa ho fatto, il processo che mi ha guidato per la valorizzazione del valore. Sulle attività di raccolta fondi, ecco, l'attività di raccolta fondi è un tema che è molto caro al legislatore, viene ripreso in più parti. Nel rendiconto gestionale trovate apposita sezione sulle attività di raccolta fondi, non solo. Il legislatore richiede che per le attività di raccolta fondi venga fatta un'ulteriore rendicontazione a parte di dettaglio, non solo, richiede che l'organo di amministrazione accompagni questa ulteriore rendicontazione con una relazione illustrativa, e tutta questa cosa deve essere scritta e descritta in maniera esatta nella relazione di missione. Ecco, poi l'ultimo punto invece si chiama altro, e che cosa comprende l'altro? Comprende la mia capacità di essere stato completamente in grado, utilizzando questi 25 punti, di rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione e le prospettive gestionali del mio ente. Se nei 25 punti non sono stato in grado di farlo per tanti motivi, allora opzionerò questo capitolo altro, che mi darà la possibilità di fornire ulteriori informazioni in modo da rendere il più possibile corrispondente con la realtà la relazione di missione, e quindi di essere in grado di dare ai miei stakeholder tutte le informazioni necessarie per arrivare alla lettura esatta di cosa è l'ente, che cosa fa l'ente. Ecco, direi che con questo ho finito, scusatemi perché ho sforato un sacco. Io vi ringrazio. Non ti preoccupare, assolutamente. È stato molto interessante questo approfondimento sulla relazione di missione. Vedo anche alcuni commenti positivi, esposizione chiara e utile, ti ringraziano. Poi soprattutto di un'efficacia unica, sei riuscita ad andare dritta al punto, quindi ancora grazie. Ci ritroviamo per il prossimo webinar anche. Assolutamente. Per questa continuità, questo focus sul terzo settore. Sì, che ricordiamo sono due argomenti, parleremo del volontariato sul prossimo e su quello successivo della fiscalità delle associazioni di promozione sociale, poi dopo andiamo in ferie. Giusto. Bellissimo. E inoltre volevo ricordare, hai anche un blog, giusto? Sì, ho anche un blog, no, in realtà ho un canale Telegram che si chiama Novità degli Enti del Terzo Settore, è piuttosto seguito, e quindi se volete collegarvi al canale do un sacco di informazioni che penso, spero, siano utili, insomma, ecco. Ottimo, grazie. Allora ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.